Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di GTA 5 Online. Come vedete sono nello stanzino delle rapine perché oggi andremo a fare l'ultima, la quinta. E come vedete si suddivide anch'essa in 5 step. Per avviarla ho dovuto già pagare 100.000 dollari. Il primo step, ragazzi, dobbiamo in pratica fotografare 4 furgoni. Quindi andiamo subito. Ed eccoci qui, allora dobbiamo assolutamente fare qualsiasi altra cosa. Io entro con lui. Vai, andiamo, perché la sto rifacendo già da un paio di volte, ragazzi. Ho cambiato vari team anche perché magari non tutti sanno cosa bisogna fare in questa quinta rapina. Quindi vado via con lui, che è un mio, ragazzi, membro della crew. Io ho visto che prima sapeva cosa si doveva fare, quindi così ve lo mostro insieme a voi, così chiunque ha un problema, ragazzi, vedendo il mio video lo risolve in modo tranquillo. Ed eccone uno qua, ragazzi, eccolo qui. Sono questi i furgoni che bisogna fotografare la targa post OP. Porta un compagno navigatore, ok, uno ha già fatto una foto. Ed ecco qui che ha scattato la foto. Io per sbaglio, ragazzi, ho schiacciato un tasto, schiacciato triangolo. Comunque, due furgoni fatti. Bisogna stare molto lontani, non farsi scoprire. E bisogna fotografare le targhe di questi furgoni post OP, ragazzi. Quindi qualsiasi persona di voi che ha avuto questo problema, che non sapeva magari cosa dovesse fare in questa quinta missione, ecco qua risolto, ragazzi. E 4 foto fatte, ragazzi, una dietro l'altra. Aspetta che Lester acceda al database post OP. Ok. Ah, sentite dentro anche che schiaccia sulla tastiera. Ruba il furgone. Vai, ragazzi, tutti al furgone. Ed eccolo là il furgone. Eccolo lì sulla sinistra, ragazzi, nella minimappa. E sta andando, sta volando quel cavolo di furgone. No, dai che lo rubiamo. Dai che lo rubiamo. Mi metto già la mitragliatrice pronta. Perfetto. Vai, vai, che smonto io e lo tiro giù. Vai. Questo. Vai via. Oh cavolo, ah, guida sempre lui, va bene. Io in questa missione, ragazzi, faccio il passeggero. Vi faccio vedere un po' cosa bisogna fare. Adesso bisogna andare alla fabbrica di Lester, a 1,60 km. Visto che stiamo arrivando, io vi volevo solamente far vedere una piccola chicca di questo furgone. Guardate in alto a sinistra, c'è lo specchio per vedere dietro. Così uno guarda da quello davanti, riflette quello dietro e tutto quanto. Questo penso che sia l'unico furgone in GTA ad avere questa cosa qui. È veramente una figata micidiale, ragazzi. Noi comunque siamo arrivati alla fabbrica di Lester, vediamo un po' cosa ci dice. Ed eccoci qui con il secondo step, ragazzi. Alla fine Lester non ci ha nemmeno parlato, non ha detto assolutamente nulla. Noi dobbiamo solamente adesso raggiungere il punto d'incontro che portiamo il transponder a una persona in cui lo setterà nella frequenza esatta. Vuoi salire anche te o vuoi stare in macchina, in moto? Vai, tutti in macchina, scusa per la moto. Allora, ragazzi, cambio di piani perché dobbiamo cambiarci d'abito. In pratica dobbiamo metterci una muta da sub. Ok, qua pensavo che i cartelli non si spaccassero. Dobbiamo assolutamente prendere le moto d'acqua perché la nostra persona che doveva cambiarci il transponder, che cavolo fa? Si tuffa questo. È scappata, ci hanno intercettato e quindi dobbiamo raggiungerlo su un'isola. Veramente stupendo. Ed eccoci quasi arrivati all'isola perché vedo da lontano anche un elicottero, ragazzi, con le luci. Eccola qua l'isolotta. Eccoci qua, ragazzi. Allora, finché non si sbirri nei paraggi. Ok. Usiamo questa come barca. No, maledetto, volevo ucciderli io così. Fatemi mettere un po' i fucili grossi qua. Si parte, avanti. Su quest'isola qui hanno messo una cavolo di casa. Perché non la possono lasciare sempre, cavolo? Una volta che fai la missione poi la lasci sempre sbloccata. Cioè è una figata micidiale, ragazzi.
Vai vai ragazzi, voi sparate là, io sparo a questi. Via. Via via via, beccali beccali beccali. C'ho pochissima vita. Hola. Facciamo così. Con la mitraglietta questa qui è molto più aggressiva che il mitraglione. Avanti. Avanziamo squadra, avanziamo. Eccoci qua, avanza, avanza. Eccoci qua, questo l'ho preso. Eccoci, eccoci, preso. Sulla baracca. Ecco, ho fatto anche quello. Fai fuori i poliziotti, cioè, fighissima. Dov'è l'entrata? Era dall'altra, perfetto. Vediamo se ci sono simboli strani, magari sulle pareti. Vai, andiamo, andiamo. Cioè, hanno fatto delle cose veramente fatte molto molto bene. Poi le tolgono. Via, via, scappiamo. Oh, fammi entrare anche a me. Fammi entrare. Fammi entrare. Che cavolo. Hola. Posso sedermi? Esatto, io mi siedo. Avanti. E sparo da seduto, ragazzi. Sparo da seduto io. Spettacolo. Allora, dove sei? Eccoti qua. No, troppo, troppo basso sono. Avanti così. Hola. L'elicottero è affondato. Quasi. Vabbè, quello non ci fa nulla. Perfetto, guardate come cade giù da basso. Pluff. Negli abissi. Lester, dobbiamo portare quell'altro via. Via via, perché mi sembra che la barca sia ferma e che non vada nulla. Va bene. Allora niente ragazzi, io direi che ci risentiamo quando ho portato in salvo il nostro amico, perché sarà lunghissima da fare. Ed eccoci qui ragazzi, finalmente siamo riusciti a scappare dagli sbirri. Sto guidando io, ho dovuto rifare questa missione un paio di volte ragazzi. È oltre un'ora che sono dietro solamente per fare il secondo step. Quindi è veramente tanto. Perfetto ragazzi, non è successo assolutamente nulla e come vedete c'è Lester che ci chiama per fare il secondo step e quindi non perdiamo altro tempo. Ed eccoci qui finalmente ragazzi con il terzo step. Dopo 35 minuti finalmente ho trovato un paio di persone. Spero che sappiano quello che fanno. Vai al furgone. Ok, ognuno con la propria macchina, vai al furgone. Ed eccoci qua arrivati. Perfetto. Non male questo furgone. Con la striscia così è veramente fighissimo ragazzi. Vai. Andiamo al furgone, saliamoci dentro. Suppongo. Aspetta, vai. Dov'è quell'altro della mia squadra? Dai, salta dentro. Avanti, membro della crew. Via. Si parte. 1,7 km. A Vinewood Boulevard. Perfetto, eccoci qua arrivati alla destinazione. Posteggiamo. Elimina i rivali. Indossiamo la maschera ragazzi. Via. Vai vai, massacrateli tutti ragazzi. Via via via. Guarda quanti che ne arrivano. Spettacolo! Eccoli qua, copritemi alle spalle ragazzi, copritemi alle spalle. Copritemi alle spalle! Devo utilizzare la minigun. La minigun, la potenza! Dov'è che sono tutti? No, ma chi è morto? Vai, eccoci qua di nuovo ragazzi. Speriamo che questa volta non muoia nessuno. Vai, sui tetti sono. Allora ce n'è anche uno quassù. Dove cavolo è la gente? Eccolo lì trovato. E quello anche lassù. Beccato anche quello. Vai.
Avanziamo ragazzi. Ma dai, ancora uno morto. E ce l'abbiamo fatta ragazzi, finalmente. Completamente spaccati tutti quanti. Io sono andato dall'altra parte. Adesso magari vi metterò qua qualcosina, così vi faccio capire in pratica da che parte sono andato. Ma al posto che andare in mezzo qua, ho fatto il giro dell'isolato, sono andato da dietro insieme a un altro mio compagno ragazzi, e ci siamo riusciti. Questo si ferma davanti. Vai, parcheggiamo il furgone bianco accanto a quello nero e scarichiamo tutto avanti. No, dov'è che è? Ah, qua, perfetto, sono cieco ormai. Eccoci qua. Scendiamo, è finita così ragazzi. Dobbiamo fare il cambio sicuramente dei cosi. Eccoci qua, di queste cose qua. Cavetti, cioè di tutto e di più qua. Olè, ed è nostro. Bene, adesso dovremo scappare. Aspetta che le esche lasciano la zona. Esche, lasciate la zona. Vai, perfetto. Aspetta che le esche lasciano la zona. Io devo stare qua sopra. Aspettate che mi apposto qua in alto, che non si sa mai. Olè, e rimane da solo. Rimango assolutamente qua da solo. Eccoli là. Cavolo, quelli rossi. No, no, ragazzi. Sale sul furgone bianco, perfetto. Tutti esplosi. Porta il furgone bianco alla fabbrica di Lester. Vai avanti così, facciamo questa azione qui come diversivo. Vai, 1,7 km. In teoria dovrebbero andare tutti contro quelli con il furgone nero e io dovrei andare giù in tranquillità, ragazzi. Ed eccoci qua arrivati alla fabbrica di Lester. Eccoci qui, mettiamolo sotto il ponte. Perfetto, completato. Terzo step, direi ragazzi che è concluso, finalmente. Quindi ragazzi, il video per oggi finisce qua. Come avete visto, abbiamo concluso anche il terzo step. Finalmente, aggiungerei, perché per registrare questi tre step sono qua dietro da 2 ore e mezza. Cioè veramente troppo troppo tempo secondo i miei gusti ragazzi. Non so se a voi piace aspettare tutto questo tempo per fare 3 step. Comunque lasciate tantissimi pollicioni in su, commentate, passate nella pagina Facebook, iscrivetevi al canale. Qua da Bistard è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.